Ciao amiche, siamo tornati, sono super super contenta perché stiamo per tornare su una tabata dedicata ai glutei. Sì, è un allenamento molto importante per i glutei, per le gambe e anche un riscaldamento per le braccia, perché lo sai che a me piace fare allenamento total body. Allora, le gambe rimangono principalmente piatti. Ricordate che questa tabata può essere fatta senza il nostro trampolino, non è impossibile. La cosa importante però è che ti muovi le gambe più possibile facendo uno step touch, una marcia o qualcos'altro, ma noterete anche per chi sta lavorando a terra che comunque ci deve lavorare di più, perché vedi, questo trampolino ci aiuta a dare quella piccola spinta indietro che ci rende la vita più facile. Ok, apro e chiudo le braccia, rimango con le mani leggermente sotto l'asse delle spalle, perché non voglio che alzate le spalle vengono allontanate dal nostro orecchio, e ho nella mano destra un elastico. Ok, l'elastico sono sempre importanti perché mi permettono di allenare, magari la porto con me, il mio mini palestra che posso portare con me ovunque che vado, e sto facendo un lavoro proprio di piccolo jumping jack per riscaldarci. È sempre importante, prima di fare un lavoro di tabata, di fare almeno 5 minuti di allenamento riscaldante. Ok, sci di fondo, porto la gamba in avanti, poi cambio e continuo, cambio, ok, proprio per aiutarmi a riscaldare. I piedi rimangono principalmente piatti, se notate bene i miei piedi non flettano, è la coscia che sposta la gamba sotto di sé, e così io non avrò neanche un bruciore sui piedi, perché la prima volta una dice non è una controindicazione, ma succede con il trampolino che si può sentire i piedi che un po' si addormentano perché c'è più attività sul muscolo. Allora, tiro destra, poi tira sinistra, l'elastico però comunque rimane sempre in tensione per far sì che sto riscaldando le braccia. Ok, spingo verso basso, sto facendo una piccola spinta, chiudo, diciamo, tengo come ancora la braccia sinistra, braccia destra si scivola in giù per lavorare i tricipiti, poi vado dall'altra parte tenendo l'ancora a destra e allungando l'avambraccio verso basso, cambio, allungo, allungo, sempre tenendo l'elastico in tensione. Ancora vado giù, giù, giù e cambio, and 4, 3, 2, allungo, continuo a lavorare con le gambe, lasciali in su, 2, 1, 2, 1, 2, laterale, sono sempre in linea con, diciamo, il gomito, l'avambraccio sì, è in linea con il gomito proprio per lavorare le famose vele. Porto l'elastico sotto le ascelle e comincio a stendere verso su in due tempi, su 2, scendo 2, 2, ok, proprio per lavorare le spalle. Ok, continua a spingere verso alto, spingere verso alto, facendo una bella pressione in alto per aiutarti a avere una tonificazione per le spalle, ricordando sempre che l'elastico deve essere tenuto in tensione, i gomiti sono leggermente di fronte alle spalle e non innalzare le spalle. Io non voglio che senti il lavoro sul collo o sul trapezio, vorrei che lo sentiste direttamente sulle spalle, sui deltoide. Ok, adesso spingiamo avanti tenendo le mani in linea con le spalle per lavorare i pettorali. Puoi accorciare l'elastico quando necessita, perché senti che comunque c'è questa pressione in avanti, e continuo a spingere, vai in avanti, continuo a allungare le mie braccia in avanti, ok, perché ci siamo quasi finiti con il nostro riscaldamento, e quando finiamo con il nostro riscaldamento sulla parte superiore andremo a lavorare i glutei. Una tabata dedicata ai glutei, bello intenso e bello, diciamo, completo. Ok, vado a legarmi le gambe, faccio un fiocco, ok, fiocco meglio, perché così posso liberarlo o slegarlo velocemente. Apro poco e chiudo poco, apro poco e chiudo poco. La cosa importante è che quando voli che tu controlli proprio la chiusura, perché quel momento che stai proprio in apertura o chiusura
la gamba ha una, l'elastico ha una, un effetto fionda, prova di chiuderti le gambe in modo repentino e lì devi lavorare con i muscoli per controllare le vostre glutei. Dai, continui, bravi ragazzi, state facendo un grande lavoro, grandi sorrisi, ok? Perché Tabata è molto intenso ma molto efficace, ok? Allargate là dove è necessario l'elastico, ok, proprio per far sì che possiamo riscaldare bene i glutei. Cominciamo a fare un piccolo proprio circolo, giriamo su noi stessi. Se è difficile aprire e chiudere, la potete anche tenere le gambe semplicemente allargate al tuo piacimento. La cosa importante è che sentite che si sta attivando l'esterno coscia e i glutei. Continuiamo a lavorare bene, 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 bene. Spingo giù con i talloni. Se stai marciando per terra, marcia, marcia, non perdete il movimento. Ok, apro, chiudo, ancora, apro, chiudo. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Continui. Una bellissima jumping jack con il nostro elastico per i nostri glutei. Continui, continui, continui. Ci siamo quasi, ci siamo quasi. Jumping jack and relax. 10 secondi di recupero. Pompa verso basso, non tenere troppo in tensione l'elastico perché poi dobbiamo ricominciare con il nostro jumping jack. Vai, 20 secondi, 20 secondi, potete utilizzare anche le braccia volendo, ok? Continuate, una jumping jack con le gambe legate, 20 secondi, continui, continui proprio a sentire il lavoro e questo con l'elastico ci attiva un po' di tutto, i glutei, l'esterno coscia che mi piace tantissimo, il gluteus medius, relax, 10 secondi, batti se senti troppo acido lattico, proprio il recupero perché cosa di nostra Tabata è molto veloce, ok? Puoi anche fare i frullatori con la nostra braccia, puoi anche girare, un po' semplicemente per farti passare in prima questi 20 secondi, ok? Perché sono molto intensi, ok? Giri, 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 giri per finire questo scatto da 20 secondi. Ci siamo! Dai, 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 tira, tira, relax, ok? Spingo verso basso per aiutare il ripristino del nostro acido lattico. La cosa del trampolino è bello perché ti aiuta il ritorno linfatico. Di nuovo, tiro. Ok, punti sono frontali, le ginocchia seguono la punta del piede. L'elastico rimane largo sulle mie caviglie e io continuo a aprire e chiudere, tenendo l'elastico in tensione per sentire al massimo questo scatto per un po' di tutto, gambe, glutei, ok, recupero, oh sì, lo state sentendo, lo so che state sentendo perché qui in Tabata veramente ci impegniamo per sentire tantissimo il lavoro, vai! Vai, ultimi scatti, vado in diagonale e cambio, e vado in diagonale, apro, chiudo, ok, apro, chiudo, potete anche farlo frontale se non vi va di fare questi cambi direzionali, io li faccio proprio per così, un po' ti faccio dimenticare che state facendo questo lavoro per far passare prima il tempo. Cosa bella di Tabata che ogni singola ripetizione di questi 8 scatti diventa sempre più ardua, più intenso e gira, dai, vai, apri, chiudo, giro, vai, apri, chiudo, giro, apri, chiudo, all'elastico sempre in tensione, continuate, ah, senti come stanno lavorando i glutei! Bellissimo, ok, spingi verso basso, se necessario potete anche battere sui glutei, ok, proprio per far sì che si passa prima il nostro acido lattico, ok, libera la gamba, ok, perché abbiamo 30 secondi di recupero, 30 secondi che possiamo liberarci, ok, e dopodiché rifaremo la nostra seconda battuta di esercizio con Tabata. Io adoro Tabata e devo dire che quando fai Tabata veramente quasi non serve nient'altro che talmente intenso. Ok, adesso poggio la gamba destra e quando su è uno squat bulgaro che vado, spingo, 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 ok, continuo, sollevo e spingo, non sto saltando, sollevo il peso e spingo verso basso, il piede rimane attaccato sul trampolino, ok, continui, scendi più giù possibile e lavori sul tallone. Sul tallone, and relax, 10 secondi, respira,
recupero, ginocchio subito sopra il nostro tallone, pronti per partire, si riparte, dai, ok, 4 per gambe qua perché abbiamo 8 ripetizioni, faremo 4 da destra, 4 da sinistra, prova di non utilizzare le gambe dietro di te, ma la gamba di fronte a te, la gamba di fronte a te che spinge verso basso, che ti sollevi, che scarica sul trampolino, scarico sul trampolino, scarico e recupero. Ok, se vuoi puoi anche prendere il tuo recupero sul trampolino che ti aiuta a scaricare l'acido lattico più velocemente, ma è molto veloce. Di nuovo, dai, siamo sul terzo scatto sulla gamba destra, così vuol dire siamo a metà strada per quanto riguarda la gamba destra. E spingo verso il centro del tappeto, spingo, questo è Power 2 Tabata, molto 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 efficace per fare un lavoro, brucia grassi, total body, tutto insieme. Recupero che ci manca ancora uno con la gamba destra, poi ci passeremo sulla gamba sinistra, continuo a pompare e l'ultima, ci siamo, ok, vai, vai, spingo giù, tallone appoggiato. E ah sì, il ginocchio sta sopra quel tallone, vedi che c'è proprio un bel angolo retto quando scendo, perché non vogliamo che il ginocchio si avanza verso la punta del piede. Grandi sorrisi, lo so che sei affaticando, perché se sto affaticando io immagino anche te. Adesso facciamo 4 volte le gambe sinistra, ok, sei a metà strada qua, sempre stesse regole, ginocchio sopra il tallone, ancheggio poco poco, porto il busto in avanti, sollevo sul tallone, spingo l'ultima pa, vedi che faccio una sorta di scatto finale sopra il mio trampolino, scatto in giù e continuo in giù, bravi ragazzi, continuate così, dai, recupero, ok, 10 secondi di recupero, il salto ci aiuta a ripristinare il nostro acido lattico, scendo pronti per partire in quota 3, spinta, scendo, spingo e scendo, spingo, ok, è vero che io sollevo le gambe indietro perché sono giro e lo faccio per, che cosa, per aggiungere peso sulla gamba di sostegno, tu non devi necessariamente alzare le gambe indietro perché non vorrei che sbagliassi pensando che ti dà la spinta indietro, perché la gamba indietro è collegata al tuo corpo, non sta facendo il lavoro, è la gamba davanti che solleva il peso del corpo, vai, mi sollevo su una gamba, esattamente come si fa squat bulgaro, di solito è in discesa, a me piace farlo in salita perché protegge meglio le ginocchia, più facile da controllare e comunque stai lavorando, cioè stai facendo un bellissimo lavoro, continui a sorridere perché lo so, è stancante, lo so che stai lavorando, però la vita è una figata quando ci alleniamo, dai, ci siamo quasi ragazzi. Adesso comincerai a sentire l'acido lattico irti i colli, sentirai tanto 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 lavoro fatto, ma io so che siete contenti, vedi? Guardate con tutti i muscoli della coscia che si... senti i muscoli della coscia che si stanno tonificando, rassodando, spinto verso basso. Ah sì, abbiamo quasi finito ragazzi, ci siamo quasi alla fine del nostro allenamento comunque del squat bulgaro. Oh, grandi soddisfazioni, continuiamo proprio a recuperare la nostra forza, ok, e poi andiamo in 30 secondi proprio di recupero per finire in bellezza con il nostro ultimo scatto, ok, ultimo scatto per i nostri glutei, una Tabata dedicata ai glutei, ti aiuterà a avere molto più tono sul gluteo, molto più volume sul gluteo, allora grandi sorrisi perché quando fai un bel allenamento secondo me devi essere orgoglioso di te stesso, orgoglioso di quelle che stai ottenendo per tuo corpo, per tuo, diciamo, vita, perché la felicità sta nel movimento. Allora, adesso, questo si chiama calcio dell'asino, calcio dell'asino. Allora, io ho una gamba che proprio è poggiato sopra e spingo giù, 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 gamba destra. Ah, lo sto facendo senza calcio, ok, semplicemente un tallone pump, ok? Tallone pump, pompa tutto il peso verso il tallone, ok? Recupero, ok? Posso tenermi sul bordo del mio trampolino, proprio per avere un bel appoggio, tutto il peso sulla gamba destra, incrocio la gamba indietro come se stessimo facendo un cross back squat e spingo, come se stessi provando di perforare la stuoia del trampolino. Se stai a terra puoi fare premendo contro la terra, spingi, spingi, spingi,
recupero, dobbiamo fare sempre 4 per gamba, ok? Per avere gambe più toniche, più sode, più snelle, proprio lavori, anche se tu sei qualche chilo fuori forma oggi, giorno dopo giorno, con l'intensità giusta, cioè tanta intensità, il tuo corpo risponderà. E come risponderà? Tu sarai stratosfericamente soddisfatto quando vedi questo corpo che si cambia, diventa uno stato, diventa più tonico, diventa più forte, bravi. Ancora dobbiamo fare la quarta da questo lato, poi ci mancano soltanto 4 dall'altra parte. Ma sai dove ci sta la soddisfazione? Ecco di qua, continua a spingere. Che una volta che tu ottieni quel corpo che è modellato, modificato, potenziato, i tuoi muscoli mantengono memoria e tu avrai più facilità di mantenere quel corpo con meno fatica. Certo, all'inizio dobbiamo impegnarci, all'inizio dobbiamo, se volete passarmi la parola, soffrire. Però la verità è che diventa una dolce sofferenza quando cominciamo a vedere i risultati. Ok, cambiamo. Ultima quattro scatti da 20 secondi e 30 secondi, 20 secondi sì, 10 secondi no. Continuate a spingere, talone, grandi sorrisi, sì, cattiva, dai, proprio spingi, più che possibile, stai spingendo verso il mezzo e poi recuperi. Ok, adesso sentirai le gambe veramente provate, sentirai le gambe pesanti, è normale, questo fa tutto parte del gioco. Rincroci quella gamba, rispingi, dai, spingi, diventi cattivi, pensa di tutte le persone che ti hanno fatto arrabbiare questa settimana, che ti hanno tagliato la strada, che il capo che ti ha fatto arrabbiare, i tuoi figli che ti fanno i capelli dritti, e usi quella rabbia e ti scarica adesso e pensi come, quale sarà il beneficio, un gluteo più tonico, una gamba più soda, e un metabolismo che funziona di più, le ossa che sorridono. Ok, dai, continuate, spremo il trampolino, ecco, facciamo spremuta di trampolino con il nostro Tabata, ok, 124 di questo grande allenamento che stiamo facendo, sono molto orgoglioso di voi, continuate di spingere, state facendo un lavoro bello, ok, recupero, ci siamo quasi alla fine, yuhuu, quasi alla fine, ok ragazzi, abbiamo fatto un lavoro pazzesco, dai, ultimi scatti, ultimo impegno che ti chiedo, così al resto della giornata potete essere sicuri che avete fatto un bel lavoro, un bel, diciamo, gran signor lavoro, perché state veramente facendo un lavoro arduo qua, continuate a premere, spremere e recupero. Quante si sentite le gambe pesanti in questo momento? Da 0 a 10? 100, secondo me 100, perché io se la sento io quando faccio Tabata, immagino la sentite anche voi. Eccellente. Ok, prendiamo l'elastico perché abbiamo finito con i nostri lavori di Tabata e adesso andiamo a lavorare proprio infine, devi fare un po' di lavoro continuativo per il nostro glutei, ok, con l'elastico. Ricordate sempre che l'elastico vuole strattonarti le gambe, vuole strascicare quelle gambe e tu continui semplicemente a fare una piccola sci di fondo, le gambe rimangono larghe. Glutei tesi però, talloni vanno bassi, a lungo, a largo con il tallone, senti come il tallone proprio ti permette di avere il controllo del trampolino e l'attivazione del gluteo, perché quello poi alla fine è quello che vogliamo. Ok, continuiamo con i 2-2 a fare dall'altra parte, facciamo un giro, sempre in movimento proprio per far passare gli ultimi minuti in bellezza. Ok, allungo in un V al rovescio, allargo i talloni, questo allargamento ci aiuta proprio di mettere in tiro i nostri glutei, in tiro i nostri elastico, e questo ci darà risultati sia per i glutei che l'esterna coscia. Ancora, pensate di una coscia più tonica, che cominciamo a finalmente portare via il grasso in eccesso, lasciando una gamba bella muscolosa e tonificata. Ok, step touch con la chiusura centrale, allargo, chiudo, proprio per tenere l'elastico in tensione. Immagino che potrete anche sentire molta stanchezza a questo punto della lezione. Se volete potete continuare a semplicemente fare una marcia senza l'elastico,
Però adesso andiamo a fare un esercizio che io assolutamente adoro. Allora, con le gambe, diciamo, legate, le caviglie legate, divarico le gambe e comincio a fare gli addominali, ma con le gambe che sono in tiro. Questo mi permette di allenare addominale, esterno cosce, glutei, ok? Apro e chiudo, e apro e chiudo, con mantenendo però l'accelerazione, così veramente abbiamo addominali, alleniamo tutto qua e aiutiamo anche le gambe in questa posizione di scaricarsi, drenarsi, perché comunque con le gambe all'aria, ok, con i piedi in verso il soffitto, andiamo proprio a aiutarci a drenare. Adesso ancora la gamba destra, la tengo proprio saldamente con il braccio, non muovo la gamba destra, io sto allontanando, allungando la gamba sinistra, ok? Cambio gamba, ancora la sinistra e tiro la destra in diagonale proprio per lavorare il gluteo, lo sentirai molto sulla parte posteriore della coscia, il gluteo, sono movimenti un po' strani, lo so, ti vieni da tirare entrambe le gambe, però la verità è che stai muovendo la destra provando di tenere come ancora la sinistra. Di nuovo, piedi, la punta dei piedi chiusi, talloni divaricate, continuo a tirare verso fuori con i miei talloni e se volete potete girare. Questo è un po' avanzato, lo so, però a me piace farvi sorridere e quando sorridete la giornata diventa migliore e diventa una figata, siete contenti perché avete quasi finito il vostro allenamento e potete dire mamma mia che cosa ho fatto, e io vi dico avete fatto tanto, libere le gambe. Ah, veramente hai fatto un lavoro pazzesco, ma io voglio finire con un esercizio proprio del nostro classico glutei. Ok, piega le gambe 90 gradi e spingo il piede verso il soffitto, il cielo, quello che comunque sopra di me, piede a martello, però provo di mantenere il bounce con il telaio del trampolino stesso, molleggio su il telaio del trampolino, il trampolino mi aiuta a sollevare, schiaccio i glutei e tutto va alle grandi. Siamo contenti quando noi abbiamo risultati. Continuate a spingere in su, su e cambia gamba, vai su e giù, spingo verso alto, ottimo ragazzi, state facendo un lavoro pazzesco. Così schiacci i glutei, però pensate che di non inarcare la schiena non si inarca, la schiena rimane tesa, dritta. Io quello che sto facendo è lavorando con il gluteo che si schiaccia, il gluteo che si contrae e vado su verso il soffitto con il piede a martello. Continuate a spingere verso su, schiacciare i glutei su e relax. Oh, ma ditemi che non siete felici in questo momento di aver fatto un grande lavoro. Allora, chiudiamo i piedi insieme, sfarfalliamo le ginocchia in fuori, poi incrociamo la destra sopra la sinistra e faccio un incastro del braccio sinistro sopra la destra, guardando sopra la spalla destra, ok? Poi cambio, incrocio la sinistra sopra la destra, braccio destro sollevato, incastro, guardo sopra la spalla sinistra, torsione per la schiena, pressione sulla coscia per sentire l'anca che si apre poco a poco, insomma, si allunga più che aprire, si allunga, aiutiamoci proprio di allungarci dopo che abbiamo veramente sollecitato i nostri glutei, divaricare le ginocchia, prova di portare le anche verso basso per sentire proprio le gambe e le anche che si aprono, allungo indietro portando il mio peso sui talloni, dondolo da tallone destra a sinistra, destra a sinistra, destra a sinistra, sentirai l'estiracchiamento indietro, incrocio la sinistra sopra la destra e vado verso il lato destro proprio per approfondire lo stretch, cambio destra sopra sinistra e porta il peso sul tallone sinistro per sentire l'allungamento, sempre incollato sulla mia telaio, così mi allungo le spalle, poi poco poco vengono avanti, piego le gambe, sollevo lentamente, vengo su, eccellente, complimenti e ci vediamo presto qui su Now con il prossimo allenamento. Bravi!